Vacanze in Trentino. Sembra un titolo di un film dei fratelli Vanzina. Amici, mi chiamano Ercibolla. E come ti chiamano Ercibolla per Erfiato? Roba anni 80, anni 90. E come inizio mi ispirava. Il Trentino è una regione perfetta per le vacanze. Offre paesaggi mozzafiato. Pensate soltanto alle Dolomiti. E che vini trovate in Trentino? In questo video vi racconto i vini di questa regione. All'Alto Adige dedicherò un video a parte. Spumanti! Una degustazione che si rispetti non può che iniziare dalle bollicine e in Trentino si celebra uno degli spumanti italiani più importanti, il Trento DOP. Si produce con uve internazionali, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero, Pinot Meunier. Stesse uve utilizzate per la produzione degli champagne. Stesso metodo di produzione per gli champagne e per i Franciacorta, cioè metodo classico. Magari una bottiglia di Ferrari vi è capitata fra le mani. Non so perché, ma in Italia abbiamo la cultura degli spumanti soltanto per gli aperitivi o per le grandi occasioni. I Trento DOC sono perfetti a tutto pasto, provateli con dei piatti a base di pesce, dei risotti ai crostacei. Perfetti con il salmone. Sì, perché il salmone è un pesce grasso, e il grasso e le bollicine vanno parecchio d'accordo. Vini bianchi. In Trentino trovate soprattutto vini a base Riesling, Müller-Thurgau, Sauvignon, tutte uve internazionali. Sono vini che ricordano i profumi dei fiori di campo, degli agrumi, delle erbe aromatiche e si accostano benissimo a piatti a base di pesce o a base di verdure. Il Sauvignon sta benissimo con gli asparagi, con i crostacei, oppure provatelo con dei ravioli, burro e salvia. Il prossimo vino bianco ce lo facciamo raccontare da lei. Pinot Grigio ramato. Il Pinot Grigio viene lasciato macerare sulle bucce e questo conferisce al vino il particolare colore di buccia di cipolla, oltre che ad arricchirlo di profumi. Pesce! Sì, con questo vino andiamo di pesce. Vini rossi. Il Lago di Caldaro DOC è un vino a base Schiava, che è un vitigno tipico del Trentino. Sta benissimo per esempio con lo speck, con degli spiedini alla griglia, oppure con dei formaggi non troppo stagionati. Casteller, altra DOC tipica del Trentino, che per il 50% prevede la presenza di Merlot, un altro vitigno che in Trentino gode di ottima salute. Merlot, Schiava ed Enanzio. L'Enanzio è un vitigno davvero particolare, si trova soprattutto fra il Trentino e il Veneto. Il Casteller si abbina benissimo con i salumi, oppure con la classica grigliata di carne. Terroir de Golo Taliano. Ricorda i frutti di bosco, il tabacco e nel gusto sul finale richiama la mandorla. Si abbina alla perfezione con delle pappardelle alla lepre, un cosciotto di cinghiale. Forse avete bisogno di amici cacciatori. No dai, va bene anche con uno spezzatino, con un brasato, con uno stracotto. E conclusione in dolcezza con Moscato Giallo, un vino che si abbina benissimo con il classico strudel. Magari conoscete il Vinsanto Toscano? Ebbene, esiste anche il Vinsanto del Trentino. È un vino a base nosiola, un'uva che ha dei sentori particolari che ricordano la nocciola. E a cosa potete abbinare questo vino se non a un dolce con la crema di nocciole? E poi lei, a Cipolla, che ci ha fatto conoscere il Pinot Grigio ramato. Mi chiamo Ner Cipolla perché se bevo io, ve faccio piagne! Che carino!